bambini e benvenuti al valigiotto delle meraviglie. Siete pronti per rimettervi in viaggio insieme a me? Faremo questo avvento insieme. Ogni giorno andremo in un posto diverso, in una nazione diversa e racconteremo una fiaba tipica di quel luogo. Tutto in compagnia dei miei elfetti sulla mensola. E allora io direi di partire per la primissima storia che è ambientata proprio in Lapponia. Lo sapete dov'è la Lapponia? È proprio dove vive Babbo Natale. Sì, al Polo Nord. L'incontro tra Babbo Natale e gli elfi. Era la mattina della vigilia di Natale e Babbo Natale e Mamma Natale avevano moltissimo da fare. Babbo Natale doveva ancora finire di leggere tutte le letterine da parte dei bambini di tutto il mondo, mentre Mamma Natale stava ancora impacchettando i regali. Le renne erano tutte in fila pronte, la slitta anche, ma purtroppo tutti erano in grande ritardo. Come faremo? Dovrei assumere qualcuno. Non vedi che le letterine sono ogni anno di più? Non riusciremo mai a finire tutto in tempo, disse Mamma Natale. Inoltre, le renne sono in fila pronte, ma non hanno ancora mangiato. Non ti preoccupare, cara, rispose Babbo Natale. In qualche modo faremo. Vedrai che riusciremo a fare tutto entro stasera. Piuttosto, vado fuori a prendere un pochino di legna. Devo mettere altra legna nel camino, ma non solo, abbiamo bisogno di legna per costruire gli ultimi giocattoli. Fuori a prendere la legna? Ma hai visto che bufera di neve che c'è? Ma sei sicuro? Stai attento. Scusa, io oggi vedo tutto storto, ma abbiamo tanto lavoro da fare e non so proprio come fare, disse Mamma Natale. Babbo Natale la rassicurò di nuovo e le disse che avrebbe fatto attenzione. Babbo Natale uscì e coraggiosamente sfidò il freddo, il vento e la neve. C'era proprio una bufera, aveva ragione Mamma Natale. Ma nonostante questo, riuscì a fare un bel carico di legna. Mentre stava per tornare a casa, sentì delle grida d'aiuto da lontano. Aiuto! Babbo Natale si girò, ma non vide proprio un bel niente. Fece per tornare verso casa, ma sentì di nuovo. Aiuto! Guardò bene e notò un cappellino verde uscire dalla neve. Proprio come questo qui. Si precipitò subito in quella direzione e capì che qualcuno era in pericolo. Scavò e improvvisamente sentì. Uscì dal buco un elfo piccolo piccolo e buffo buffo, tipo questi, ma era tutto verde. Oh, grazie, buon uomo, disse. Mi hai salvato. Sono un elfo e abito insieme a centinaia di elfi proprio laggiù, ai piedi di quella montagna. Purtroppo questa bufera di neve ha distrutto il nostro villaggio e ci ha scaraventati tutti in questa direzione. Noi siamo piccoli piccoli e deboli deboli. Il vento ha fatto presto con noi. Ma presto, aiutami a salvare gli altri. Siamo tutti sommersi sotto la neve. Andarono e scavarono in un punto. E infatti uscì dal buco un altro elfo. Questa volta era vestito tutto di rosso. Penso più o meno come quest'elfetta qui. E con le scarpe a punta. Presto, presto, salviamo anche gli altri, disse. E allora scavarono tutti insieme in tutte le direzioni e uscirono piano piano ad uno tutti gli elfetti. Qualcuno aveva il cappellino a righe, qualcun altro aveva dei campanelli ai piedi, qualcun altro ancora aveva le orecchie a punta. Ma insomma, Babbo Natale riuscì a salvarli proprio tutti. Quel pomeriggio Mamma Natale fece da mangiare e diede da bere agli elfetti e fece fare loro una bella doccia calda. Loro presero tè e biscotti davanti al camino e insomma nel giro di qualche ora si erano proprio riscaldati. Prima di cena il capo degli elfi ringraziò Babbo Natale e Mamma Natale e disse che era tempo per loro di rientrare alle loro case. Ma improvvisamente si ricordò che ormai tutto era stato distrutto, il loro villaggio non esisteva più. I visi degli elfi diventarono allora tristi, si resero tutti conto che non avevano un posto dove andare. Mamma Natale ebbe una straordinaria idea e disse: Ma perché non restate qui? Siete tutti così piccoli e qui abbiamo tanto spazio, abbiamo il fuoco, abbiamo la legna, il cibo e tanti lettini per voi.
Da oggi questa, se volete, potrà essere casa vostra. Questo sembrava proprio una bella idea. Gli elfi, per ringraziare, sapete cosa fecero? Si organizzarono per aiutare Babbo Natale e Mamma Natale in quella notte. Si divisero i compiti. Qualcuno diede da mangiare alle renne, qualcun altro si occupò di catalogare tutte le letterine di Natale, qualcun altro di finire di costruire i giocattoli e altri ancora di impacchettare i regali. E la cosa funzionò così bene che da allora in poi ogni anno fecero sempre così e da quel giorno gli elfi diventarono gli aiutanti di Babbo Natale. Ogni notte i furbetti, mentre Babbo Natale e Mamma Natale dormono, si alzano e camminano in punta di piedi. Si sente sempre un tap. Vediamo se ce le abbiamo qui. Esatto, proprio come queste scarpine. Si sente sempre camminare in punta di piedi. Tip tap. Gliele rimettiamo qui perché avranno bisogno di cambiarsi. Sono cascate, ma possiamo lasciarle così. E loro cosa fanno? Entrano in cucina e vanno a mangiare l'ultimo cibo rimasto. Finiscono sempre per mangiare tutto l'arrosto e tutto il brodo, i torroni e i cioccolatini. Poi si mettono ogni notte sotto l'albero di Natale a fare grandi chiacchierate e dei giochi fino alla mattina. Babbo Natale e Mamma Natale lo sanno, ma ormai fanno sempre finta di niente. E questa era la nostra storia dalla Lapponia, l'incontro tra Babbo Natale e gli elfi, come si sono conosciuti, e noi ci vediamo domani per la prossima storia. Chissà dove andremo. Ciao!